terza e ultima parte del tutorial. In questo caso spieghiamo il funzionamento di un Tucson. Tucson, in questo caso troviamo un modello X-Prime con keyless, quindi chiave elettronica, dove per aprire o chiudere la macchina non basta altro che premere sul pulsante sopra la maniglia, si sblocca la macchina, si aprono gli specchietti e io entro. Sempre sulla portiera, lato sinistra, trovo i comandi dei vetri elettrici anteriori e posteriori, il tasto di sblocco della chiusura centralizzata, il tasto per bloccare i finestrini posteriori e la regolazione degli specchietti sempre elettrica. In questo caso poi troviamo sempre qui in basso la regolazione dell'assetto dei fari, la regolazione della luminosità nel quadro, il tasto per attivare o disattivare il lane assist e il tasto per disattivare o attivare l'ESP. In questo caso troviamo il comando delle luci sulla leva sinistra, dove ho il primo scatto e la funzione automatica, quindi le luci si accendono in automatico man mano che mi si abbassa la luce fuori. Trovo le luci di posizione, il primo scatto, il secondo scatto gli anabbaglianti. Per gli abbaglianti fissi tiro la leva tutta avanti per metterla, per togliere ritiro tutta avanti. In più abbiamo la parte della centrale della leva dove ho i fendinebbia, anteriori salgo e accendo, anteriori salgo e spengo, posteriori scendo, accendo scendendo, posteriori scendo e rispengo. Da quest'altra parte trovo il comando dei reggicristalli dove ho l'impulso, quindi un solo passaggio di spazzola e le velocità sono tutte a salire. Acqua davanti, per la spazzola di dietro ho due velocità, acqua dietro. Sul volante, sempre sulla parte sinistra, trovo i tasti per la regolazione del volume, della sintesi vocale, la ricerca della fonte musicale, la ricerca delle stazioni radio che ho memorizzato e due tastini per il Bluetooth, per telefonare oppure per riagganciare la telefonata. Sempre su questa parte qui trovo ciò che sono computer di bordo, i comandi del computer di bordo, e da quest'altra parte trovo ciò che è il cruise control o il limitatore di velocità. Nel caso specifico Tucson troviamo un display da 8 pollici con navigatore già precaricato, oltre ad avere anche Apple CarPlay Android Auto. In questo caso sempre touch, posso andare a selezionare la radio. Trovo sempre i tasti di accesso rapido sulla sinistra o sulla destra. Sulla radio trovo ciò che sono preferiti, quindi per andare a memorizzare le mie stazioni preferite, oppure vado su elenco e vado a prendere quello che la radio mi riesce a far ascoltare subito, quindi senza andare a fare una ricerca mirata. Trovo in questo caso, avendo già la macchina, il navigatore e caricando la vettura con la SD card, trovo il tasto mappa dove mi fa vedere la mappa dove sto in questo preciso momento. Se clicco sul navigatore, automaticamente mi passa alla fase del navigatore. Sempre tasto preferito, dove posso andare a selezionare quello che io voglio vedere a video premendo questo tasto qui, e il tasto di setup, dove vado a fare tutte le regolazioni della macchina, quindi display, Bluetooth, lingua, date e ora e tutto. In basso, la parte centrale, trovo il comando del climatizzatore, che è un automatico bizona. Dove trovo la regolazione della temperatura, lato guida oppure sincronizzata guida e passeggero. Essendo un bizona io lo posso anche sdoppiare, quindi posso mettermi la temperatura lato guida su un valore e quella lato passeggero su un altro. Se volessi sincronizzare tutto basta premere Sync e automaticamente mi sincronizzo e regolo solo io dal lato guida. La regolazione della ventola, dove voglio far uscire l'aria all'interno dell'abitacolo, il tasto del climatizzatore dove accendo o spengo il climatizzatore, il tasto per il parabrezza anteriore, l'unotto termico posteriore e il ricircolo dell'aria o aria dall'esterno. Nella parte centrale trovo sempre la presa USB per un lettore MP3 esterno oppure la presa che serve anche per la connettività Apple CarPlay Android Auto, quindi l'interfaccia del mio smartphone all'interno del display. Sempre un'uscita AUX per un dispositivo esterno, due prese di ricarica 12 volt. Qui trovo poi sul tunnel centrale, vicino alla leva del cambio, il tasto per il settaggio del servosterzo e può essere in modalità sport, come vedo all'interno del display, o lo posso settare in modalità normal. Sport, ovviamente, il volante mi si rigidisce un po' di più. Sempre il tasto
per l'aiuto alle forti discese, il tasto per disattivare lo start e stop e il tasto per disattivare i sensori di parcheggio. Anche in questo caso qui la macchina è dotata di retrocamera, quindi io premendo il tasto questo qui disattivo soltanto il beep dei sensori, ma la retrocamera comunque funziona lo stesso. In questo caso troviamo un freno a mano elettronico dove per metterlo non basta altro che tirare su il pulsante. Se lo dovessi togliere, basta che lo premo, ma sempre con il piede, sempre sul piede sul pedale del freno. In questo caso qui c'ho anche questo pulsante auto hold che non serve altro a dire alla macchina che ogni qualvolta spengo la macchina premendolo, si tira da solo il freno a mano, quindi non mi devo ricordare poi di tirare il freno a mano stesso. Bracciolo centrale con vano portaoggetti che scorre avanti e dietro. Trovo lo specchietto elettrocromico, in questo caso qui. Un portaocchiali centrali, un cassetto portaoggetti refrigerato, sedile lato guida e passeggero anche regolabile in altezza. Passando alla parte del rifornimento, in questo caso non c'è nessuna leva per aprire il tappo, basta che io faccia una leggera pressione sul tappo e lui si apre. In questo caso qui trovo, essendo questo un diesel e come da normativa sui nuovi motori Euro 6.2 Temp, trovo anche l'additivo. L'additivo è il classico AdBlue che mi serve a bruciare un po' di più il particolato che la vettura produce durante la fase di combustione. Nel caso in cui dovesse finire, considerate che all'interno della macchina, nel cluster display centrale, c'è sempre una spia che vi fa vedere il livello dell'AdBlue. Un consiglio che vi do: non fatelo arrivare mai a zero, perché una volta finisce la macchina si spegne e poi non riparte più, quindi poi bisognerebbe andare in assistenza per rigenerare tutto il sistema. La parte del bagagliaio, in questo caso trovo sempre sedili posteriori sdoppiati, pannello posteriore, rotino di scorta. Anche in questo caso, togliendo il rotino di scorta, potrei far abbassare il piano di carico più giù, una seconda presa 12 volt all'interno del bagagliaio e la tendina scorrevole che la posso spostare a mio piacimento, perché la macchina è dotata anche di un sistema di abbassamento dei sedili posteriori verso l'indietro, quindi spostandola dietro qui e facendo questa manovra io posso abbassarmi anche i sedili posteriori, un po' da creare un po' più di comfort. Bracciolo sempre centrale anche nei sedili posteriori e bocchette del climatizzatore e una seconda presa USB sotto al tunnel centrale. Con questo abbiamo terminato, vi ringrazio per la disponibilità e speriamo di ritrovarci più presto.